Ciao a tutti, bentrovati! In questa nuova puntata della Settimana in TV parliamo con il Vescovo di come prepararsi al Natale che si avvicina. Parleremo anche della festa dell'Immacolata con un'intervista alla direttrice Suor Letizia e poi della luce di Betlemme che arriva proprio domenica alla stazione di Livorno. Fatto l'albero di Natale? Pronto il presepe? Sono tutti simboli cristiani. Ci avete anche un Babbo Natale? Ci avete un qualche Babbo Natale che si arrampica alla finestra? Benissimo, sono tutti simboli cristiani del Natale. Uno di tradizione danese, uno di tradizione tedesca, il presepe di tradizione italiana. Che si fa? Si prepara tutto il presepe e poi il giorno di Natale, la notte di Natale, si mette Gesù nel presepe. Bisogna preparare il presepe, ma non solo il presepe con le statuine, l'erbuccina, le luci, ma bisogna preparare l'avvento, il presepe che è il tuo cuore, che è il mio cuore. Ecco che allora iniziano in questi giorni le novene di Natale, una preghiera breve, quotidiana, per prepararci tutti quanti a saper accogliere il Signore. Qualcuno può dirmi, sì, Vescovo, facile accogliere il Signore nel presepe, facile accogliere il Signore con la preghiera, bisogna fare di più, certo, bisogna sapere accogliere Gesù nel povero. Ecco che il 21, la prossima settimana, inauguriamo anche il villaggio della carità, la grande mensa che abbiamo dovuto fare triplicando la capienza perché purtroppo i poveri sono aumentati intorno a noi e quindi in Corea inauguriamo questa grande mensa da 300 posti a sedere. La metà di tutti quelli che vengono a mangiare ogni giorno sono italiani e quindi rendiamoci conto che non è solamente l'immigrato, ma ci sono tanti anche i nostri concittadini accanto agli immigrati che hanno bisogno di aiuto. Natale è accogliere tutti quelli che hanno bisogno. Buon Natale a tutti! Tantissime, come ogni anno, le presenze all'Istituto L'Immacolata in occasione della festa patronale. La direttrice Suor Letizia Lunghi ai nostri microfoni racconta le difficoltà nella gestione della scuola con i contributi statali che non arrivano e l'ICI arretrato ancora da pagare. Abbiamo avuto l'ultima ispezione il 30 maggio, tutto era a posto, secondo le leggi. Certo, i contributi noi li abbiamo aspettati dal dicembre del 2017, sono arrivati ora, dalla settimana scorsa, nel 2018, che sono ancora quelli dell'anno scorso. Quando in agosto e luglio, mesi duri per noi perché non entra niente ma esce tanto, io mi sono permessa di telefonare anche all'onorevole Toccafondi, anche a Firenze, per sentire come mai in Lombardia, in Milano, le mie scuole avevano ricevuto i contributi già a maggio, giugno e noi no. E mi è stato risposto che i soldi erano fermi a Firenze, ma che per motivi burocratici o per mancanza di personale non venivano dati. E noi siamo una di quelle scuole che ha avuto quella bella mazzata dell'ICI, 141.000 euro. Allora, le stiamo pagando, fino al 2021 abbiamo ancora da pagarle. Io ho sofferto molto, in quel momento avrei anche chiuso la scuola. Questo è stato un po' un neo per le scuole di Livorno, il dover pagare tutti questi soldi come se fossero un'attività commerciale, come se vendessero macchine e invece noi facciamo formazione. La chiusura è dietro l'angolo, non tanto per carenza di ragazzi, di bambini, perché grazie a Dio non ne abbiamo, però le statistiche dicono che c'è denatalità. Quando la fatica è tanta, e sia dal punto di vista economico che dal punto di vista burocratico, perché ci ammazzano con ciò che c'è da fare online, tutti i documenti che ci sono da fare, insomma ci vorrebbe una persona di segreteria, ecco, mi verrebbe voglia di chiudere. Però poi l'ottimismo prevale. E allora io mi rimetto in cammino insieme ai miei docenti, e si chiama Immacolata, è nelle mani della Madonna, è meglio di così, quindi noi andiamo avanti con fiducia, speranza e soprattutto con Letizia. Domenico Zucca, referente del Movimento Adulti Scout, annuncia l'arrivo della luce di Betlemme, un simbolo di pace che arriverà come ogni anno alla stazione di Livorno. Sì, alle ore 16 alla stazione centrale di Livorno arriverà la luce della pace di Betlemme,
proveniente dal Trieste e portata da scout lungo tutte le direttive ferroviarie d'Italia, arriverà in pratica in tutta Italia. Sono 25 anni che la Luce della Pace arriva a Livorno tutti gli anni, grazie ai gruppi scout, e il significato è molto semplice. Nel 93 era un anno in cui c'erano guerre, in cui c'erano attentati, in cui l'Italia aveva bisogno veramente di parlare di pace. Gli scout triestini hanno preso l'occasione di prendere questa luce che era in Austria grazie alle associazioni cattoliche dell'Austria che ogni anno facevano qualcosa di inerente il Natale con la luce della pace presa a Betlemme. Quindi la luce ha un significato molto importante, che è quello di diffondere un po' la pace e contribuire a diffondere i valori della pace tra tutti. Aldo Bertini, responsabile diocesano della pastorale della terza età, presenta il prossimo incontro del 20 dicembre alle 16:30 alla parrocchia di San Giovanni Bosco a Coteso. Si tratta di un incontro a livello diocesano dove chi vuol venire, naturalmente gli anziani, possano partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata da Monsignor Vescovo. Durante questa, naturalmente essendo il 20 di dicembre, siamo sotto Natale, quindi sarà anche una maniera per salutarci e per rivederci un po' anche fra tutti noi. Dopo la messa, qualora qualcuno si voglia trattenere, ci sarà poi la novena. Beh, purtroppo non è sbagliata la parola, perché essere anziani non è un male, è comunque una maniera di essere presenti anche alla nostra età, e ci sono i frutti che possono essere dati dagli anziani. Quindi anziani siamo tanti e purtroppo negli anziani molti siano vedovi anche. E quindi è una maniera anche per stare insieme, ecco, una maniera anche per vederci, anche per allontanare la solitudine spesso. Gesù, maestro che insegna, e le sue parole all'uomo paralizzato, abbi fede e cammina, sono state al centro della scuola della parola con i giovani a San Giuseppe. Nell'ultimo appuntamento di quest'anno, con le serate di approfondimento al Vangelo, il Vescovo ha ricordato la potenza della preghiera e l'importanza di rivolgersi a Dio continuamente, chiedendo a Lui la forza di affrontare la vita di ogni giorno e la fede. Allo zaino del pellegrino i ragazzi presenti hanno attaccato una nuova spilla donata al termine dell'incontro. La serata, animata dal gruppo Scout Livorno 10, è stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della parrocchia virtuale. Apriranno ufficialmente venerdì 21 dicembre alle ore 11 le porte del Villaggio della Carità, in attesa della realizzazione degli altri ambienti e servizi. La giornata regalerà l'opportunità di trascorrere insieme un momento di convivialità e di scambio di auguri in vista del Natale. Famiglia in ascolto della parola di Dio è il nuovo libro di Luciano e Monsignor Giusti, pubblicato da Farus Editore Librario. Il volume presenta le riflessioni bibliche completate da poesie, disegni e commenti dei testi sacri delle letture delle domeniche dell'anno C. Principalmente rivolto alle famiglie, gruppi di preghiera familiare, gruppi di percorso in preparazione al matrimonio e a tutti coloro che desiderano preparare ed approfondire la parola di Dio. Non amiamo a parole, ma con i fatti e la verità. È questo il tema degli esercizi della carità di quest'anno, la proposta della pastorale giovanile vincenziana e della Caritas di Livorno, che vedrà riuniti i giovani dal 28 dicembre al 1 gennaio. Un periodo da dedicare al servizio, alla formazione e alla preghiera, condividendo la gioia della fraternità e vivendo insieme agli amici della Caritas l'ultimo giorno dell'anno nella nuova struttura del Villaggio della Carità. Le iscrizioni termineranno il 22 dicembre. Come ogni anno, la Caritas diocesana propone un regalo per Natale che possa trasformarsi in un gesto di solidarietà. Quest'anno, con soli 3,50 euro, sarà possibile contribuire ad aiutare una persona in difficoltà regalando una doccia o un pasto caldo, acquistando una scatola di torroncini Caritas. Bentornati agli appuntamenti con la Diocesi di Livorno. In questa settimana, domenica 16 dicembre alle 15:30, la Santa Messa con gli Scout alla Chiesa di Nostra Signora di Fatima. Domenica 16 dicembre alle 16 alla stazione di Livorno arriverà la Luce di Betlemme.
Lunedì 17 dicembre alle 15.30 alla Villa Tirrena e la Santa Messa con il Vescovo. Giovedì 20 dicembre alle 16.30 alla Chiesa di San Giovanni Bosco a Coteto la Santa Messa con tutti gli anziani della diocesi. Venerdì 21 dicembre alle 11 al Villaggio della Carità a Corea gli auguri del Vescovo e la benedizione dei nuovi locali. Domenica 23 dicembre alle ore 11 la Santa Messa a San Sebastiano celebrata da Monsignor Giusti. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. Ci vediamo la prossima settimana e non perdetevi, Si fa sera parliamo nell'ultima puntata di questo 2018 sarà il Vescovo ospite in studio. Ciao a tutti!